Siamo con Marco Ratti dell'Associazione Diritti, Osservatorio dei Diritti, giusto? Ci spieghi di che cosa si tratta? Sì, Osservatorio Diritti è una realtà nata nel 2017 occupandosi dei diritti umani. Siamo un gruppo di giornalisti e siamo nati con la testata osservatoriodiritti.it. Da 3 anni circa però stiamo lavorando a un progetto nuovo legato al consumo responsabile. Ecco, questo consumo responsabile che diventa anche un osservare come si segue una certa linea nella produzione, nel consumo. Ecco, che cos'è che è l'aspetto che vi qualifica? Che cos'è la vostra osservazione? Che cosa andate a valutare? Dunque, noi siamo partiti dalla constatazione che chi vuole fare consumo responsabile oggi in Italia non ha le informazioni necessarie per farlo, per cui non sa come effettivamente le aziende si comportino e raccogliere queste informazioni richiederebbe una mole di lavoro, di tempo, che è spropositato rispetto all'obiettivo che è scegliere il prodotto più etico, diciamo così, più in linea con i propri valori. Per questo abbiamo pensato di realizzare, di sviluppare un'applicazione per cellulari che abbiamo chiamato EQA, appunto, che valuta le aziende in base a 3 aspetti, diciamo, al rispetto dei diritti umani, al rispetto dell'ambiente e al rispetto degli animali. L'ispirazione evidente è quella alla storica guida al consumo critico, tant'è che tra i 2 partner che abbiamo in questo progetto, uno che sostiene il lavoro che stiamo facendo è proprio il Centro Nuovo Modello di Sviluppo, che quindi sono quelli che hanno creato la storica guida al consumo critico, che hanno un po' iniziato a parlare davvero di consumo critico in Italia. L'altro partner che ci sostiene e che collabora con noi attivamente si chiama Ethical Consumer, è una realtà di Manchester, esistono dal 1989, e loro, siamo entrati nel loro network e ci hanno aiutati prima nella formazione dei ricercatori e poi hanno condiviso con noi le loro griglie di valutazione, che era effettivamente il nodo per poter riuscire poi a sviluppare un'app di questo genere. Detto con 3 numeri, le valutiamo usando queste 3 macro aree, quindi diritti umani, ambiente e animali, che sono suddivise a loro volta in 16 griglie di valutazione, che variano un po' a seconda del settore. Ad esempio, quando abbiamo analizzato i produttori di cellulari, abbiamo utilizzato come tra i criteri anche quello di come si riforniscono dei minerali, quindi c'è il grosso discorso dei minerali di conflitto, quando ci siamo messi ad analizzare la pasta e l'alimentare in generale, quella griglia è naturalmente uscita, però è entrata quella su l'uso dell'olio di palma, quindi sulla sostenibilità, eccetera. Queste 16 più o meno, come abbiamo detto, griglie, si dividono poi in 120 punti più o meno che valutiamo per ogni azienda, e tanto per capirci più o meno ci mettiamo 1 settimana per valutare un'azienda. In questo momento chi ci sta lavorando sono 4 ricercatori che appunto ogni giorno si occupano di fare questa ricerca. Un lavoro molto approfondito, molto minuzioso, che chiede tante risorse. Voi come riuscite ad avere le risorse necessarie per fare queste ricerche, questi approfondimenti? Dunque, noi siamo un'associazione, una testata non profit, e il progetto è potuto partire grazie a Etica SGR, quindi del gruppo Banca Etica, che ci ha creduto fortemente e sostanzialmente ha coperto la stragrande maggioranza dei costi per il primo anno. In questo momento però appunto dobbiamo poi andare avanti e l'app sarà pubblicata a giugno, e da lì in avanti dovremo insomma metterci con le nostre forze. Quindi ci stiamo rivolgendo a tutti i gruppi di acquisto solidale, i GAS, a tutte le botteghe del commercio eco solidale, ai DES, ai distretti di economia solidale, e poi abbiamo messo in piedi anche una campagna di raccolta fondi su produzioni dal basso, e comunque un po' di informazioni si trovano anche su un sito che abbiamo creato appositamente, che si chiama equap.it, e lì fra l'altro si può vedere anche come sarà all'incirca l'app che andrà online a giugno. Posso magari spiegare brevemente che cosa vedrà la persona che prende in mano quest'app. Potrà fare inizialmente una ricerca
inserendo o il nome del marchio o il nome dell'azienda, oppure potrà ricercare un settore, quindi potrà scegliere se mettere il nome dell'azienda oppure, non lo so, cercare pasta, cercare cellulari, e gli verrà come prima schermata visualizzato l'elenco di tutte le società che producono quel determinato prodotto, e con una valutazione sintetica, quindi da 0 a 100, sempre su rispetto dei diritti umani, dell'ambiente e degli animali. Quindi l'idea è, da una parte, dare una informazione sintetica all'inizio, poi però siamo convinti che per sviluppare un consumo che sia davvero responsabile non basti quello. Quindi se una persona sta facendo la spesa, naturalmente quello è un aiuto. Dopodiché che cosa metteremo? Metteremo un articolo breve sulle 3.000 battute in cui sintetizziamo qual è il risultato della ricerca che abbiamo fatto. Poi ci sarà un elenco di tutti i brand dell'azienda. Poi anche una possibilità di attivarsi, di fare dell'attivismo, per cui sarà possibile con due click mandare o un'email precompilata oppure un post Facebook o Twitter, sempre precompilato, in cui a seconda del punteggio dell'azienda dica guarda che sei stata criticata su questo, 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 quindi io non comprerò da te proprio a causa di questo, e chiederò ai miei amici di fare lo stesso, quindi un modo per fare pressione sulle aziende affinché si comportino in maniera più responsabile verso le comunità in cui sono inserite. Oppure, al contrario, c'è anche la parte construence, per cui diremo ci piace come stai lavorando e consiglieremo appunto ai nostri amici di comprare da te. Dopo, per completare l'app, ci sarà l'elenco dell'assetto proprietario, quindi quali sono le società che quell'azienda possiede, e poi ci sarà anche, le ultime due cose, un'alternativa, delle alternative più sostenibili, quindi quelle che nello stesso settore hanno preso il punteggio più alto. Quindi per esempio, se io sto cercando i cellulari, ho scelto una marca che ha un voto molto basso, sicuramente la prima alternativa sostenibile che gli apparirà sarà Fairphone, che credo sia l'azienda che ha il punteggio più alto finora tra quelle che abbiamo fatto. Sottolineo che la valutazione è totalmente indipendente, quindi non ci viene. Ecco, sì. Questo aspetto penso che si gioca la veridicità delle vostre proposte e anche di questo attivismo. Forse la domanda che nasce è: riuscirete veramente ad arrivare in fondo o qualcuno vi bloccherà? Perché andate a toccare nel vivo ciò che le aziende, le più grandi aziende producono e magari commercializzano, senza pensare invece alla sostenibilità. Allora, premesso che abbiamo contattato un avvocato che ci segue nel caso. Detto questo, proprio a mo' di battuta che altro, credo che il punto forte in questo senso sia la trasparenza. Cioè, noi dichiareremo quali sono i criteri di valutazione, che in tutto sono circa 120, che utilizziamo per tutte le aziende all'interno dello stesso settore, come dicevo prima. Questo credo che ci metta un po' al riparo, nel senso che se un'azienda ci viene a dire perché ci hai valutato in modo così scarso, saremo in grado comunque di rispondere: queste sono le griglie che abbiamo utilizzato e le abbiamo applicate a te, come le abbiamo applicate a tutte le altre aziende delle tue dimensioni. Certo, abbiamo due griglie che in qualche caso differiscono a seconda delle dimensioni dell'azienda. Per esempio, nell'impatto ambientale andiamo a vedere anche quali sono le dichiarazioni dell'azienda. Non possiamo pretendere lo stesso grado di profondità da una piccola azienda e da una multinazionale. Quindi le valutiamo. Mi sembra che il vostro lavoro aiuti sia l'utente finale, il consumatore, ma sia uno stimolo forte verso le aziende, magari anche le grandi aziende, di fare la cosa giusta, di mettersi in quella prospettiva che permette l'utilizzazione di tutto, ma anche con la salvaguardia di tutto. È vero questo? Assolutamente sì, nel senso che quando abbiamo pensato al progetto ci siamo detti che il primo target, il primo obiettivo, insomma, le persone che inizialmente vogliamo raggiungere sono sicuramente le persone che si trovano a dover fare degli acquisti e magari vogliono andare oltre la logica del prezzo più basso, ma farli anche in base a quella che è il valore che sta dietro, all'impatto che sta dietro a un prodotto o a un servizio. L'altro target, l'altro obiettivo che abbiamo è proprio quello delle aziende, da una parte per fare pressione affinché si comportino in un determinato modo, dall'altro può essere, riteniamo, uno strumento anche per loro, nel senso che
se un'azienda ci dovesse chiedere dobbiamo organizzare la nostra supply chain, la catena di fornitura, e dobbiamo decidere se acquistare le nostre materie prime da questa, da questa o da questa, noi in qualche modo siamo anche pronti a offrire una valutazione indipendente di queste aziende. Probabilmente non sarà una cosa che faremo subito, però sicuramente l'idea di poter cambiare in qualche modo in questo senso c'è. Di fatto l'idea di com'è che è nata l'idea di Equa. Noi, tra le varie attività editoriali che facciamo, abbiamo una newsletter che si chiama Imprese e Diritti Umani, in cui tutte le settimane facciamo una sorta di rassegna stampa internazionale su questi temi. A un certo punto ci siamo chiesti come possiamo far sì che queste informazioni aiutino le persone a cambiare le cose, perché sicuramente il primo obiettivo, come qualunque giornalista, è perché le persone siano più informate. Però ci rendevamo conto che c'era un ulteriore step. Certo, in quel momento era solo un'idea in nuce che ha voluto appunto 3 anni di lavoro, di starci dietro, di progettazione, eccetera. Però l'idea è proprio che possa essere un qualche cosa che aiuti a cambiare le cose dal punto di vista pratico. Quindi ancora una parola su come contattarvi, su come entrare in contatto con la vostra associazione, puoi ridire il sito e i riferimenti. Allora, un riferimento può essere semplicemente segreteria@osservatoriodiritti.it e lì trovate un po'. Abbiamo un sito che è un sito storico nostro, che è osservatoriodiritti.it, però c'è il sito che adesso stiamo facendo, che è già online, almeno in parte, che si chiama equap.it, e andando su questo sito si può trovare un po' il progetto molto in breve, però anche in modo grafico si può capire quello che dove andiamo a parare, e ci sono anche i link per chi volesse sostenerci, perché come avete capito è un progetto che è anche molto costoso, visto che in questo momento ci lavorano 4 ricercatori, ci lavora il grafico, ci lavora la fundraiser, visto che siamo un'associazione non profit. Quindi ecco, l'invito è proprio quello a sostenerci anche da un punto di vista con delle donazioni. Bene, grazie Marco. Grazie a voi e buon proseguimento.